Lucio Angelai, Mottaglio del Nastro Fatto, una fiera che prosegue alla grande, un salone più che una fiera di cultura mediterranea e di tante culture, con paesi anche ospiti, tanti espositori, angoli per tutte le famiglie, potremmo dire. Sì, come organizzatori siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti per questa 17ª edizione. Ci siamo impegnati molto negli anni, effettivamente è sempre stato un crescendo, è sempre andata migliorando la Fiera del Libro e diventando anche Festival della Cultura Mediterranea. Già negli anni ci siamo distinti per aver invitato molti ospiti importanti a livello mediatico, giornalisti televisivi, attori, scrittori importanti, e quest'anno anche abbiamo un cast di scrittori molto importante. Tra l'altro poco fa mi ha dato anche l'ultima conferma Michela Vittoria Brambilla, che sarà qui domenica insieme a Mario Giordano, direttore di TG4, quindi abbiamo tutto il parco completo degli scrittori. Molto importante anche la partecipazione degli editori, abbiamo degli editori veramente di pregio. Quest'anno qui alle mie spalle vedete la Treccani, quindi muovere delle realtà come queste da Roma, dalla capitale, per venire a Imperia non è certo una cosa da poco. E poi c'è un angolo dedicato al cibo, alla cultura mediterranea anche a tavola, ci sono spazi anche dedicati alle scuole, alle associazioni locali, insomma c'è tutto un mondo che si muove attorno ai libri. Sì, perché vogliamo dare spazio anche alle realtà locali, se lo meritano, ce lo meritiamo tutti. Porto Maurizio ha una grande tradizione di cultura, proprio già radicata nel territorio da sempre, e vogliamo guardare al passato di Porto Maurizio per ipotizzare un futuro migliore, e sulla cultura vogliamo investire. Ed è giusto investire sulla cultura anche come motore di sviluppo economico per la città. È una carta in più che ci dobbiamo giocare, e che è bene giocarci in questo modo, in questa misura. Io spero che questo le istituzioni lo capiscano, qualcosa è già stato percepito, però non ancora del tutto. Non è facile organizzare un evento del genere su area pubblica. Molte, devo dire, sono ancora le difficoltà che abbiamo riscontrato quest'anno e che ci aspettano, penso, ancora per il futuro, però mi auguro che l'amministrazione possa snellire queste pratiche burocratiche e ci possa agevolare. Ecco. Ma il Comitato Porto Maurizio ha sempre una grande voglia di andare avanti, di guardare al futuro, e il risultato anche di oggi lo dimostra. Finché ci sono delle figure che hanno voglia e che hanno la caparbietà di insistere, questo avverrà sempre. Spero nelle generazioni future, che quando prenderanno in mano questo evento abbiano la stessa capacità, la stessa voglia nostra di fare. Ecco. Assessore Scaiola, un altro appuntamento importante dal punto di vista culturale ma anche turistico, questa Fiera del Libro torna a far rivivere il centro di Porto. Ma una bellissima manifestazione, complimenti agli organizzatori, alla instancabile Luciangela, a tutto il comitato di Porto Maurizio che sta facendo un grandissimo lavoro. Noi come regione oramai da alcuni anni sosteniamo questo evento, diamo un contributo importante per fare in modo che questi eventi si possano realizzare, si possano organizzare, possano anche crescere e essere un riferimento. Qui a Porto Maurizio questo evento si sposa bene perché valorizza il centro cittadino e allo stesso tempo è sicuramente un fiore all'occhiello non solo per la città di Imperia ma per tutta la Liguria, perché questa manifestazione è molto tipica e molto caratteristica del nostro territorio, perché valorizza sia la cultura ma anche il bel paesaggio, il bel tempo che noi fortunatamente possiamo avere spesso. Quindi complimenti agli organizzatori, la Regione Liguria sarà sempre al fianco di eventi come questo. Presidente Fabionato, una Fiera del Libro che vuol dire ancora cultura, vuol dire turismo, tante le persone coinvolte, anche le scuole, le associazioni del territorio, insomma una Porto Maurizio vitale in questi giorni. Direi proprio di sì, tutta una città che ha risposto, non solo la città, è la 17ª edizione, quindi un complimento agli organizzatori che hanno saputo rinnovarsi e portare avanti un discorso culturale che è davvero importante, e in un contesto, quello di questa via Cascione pedonale, che è un ideale salotto letterario e culturale, ecco, deve essere uno stimolo per tutti noi, per la provincia in generale, per la città in particolare, ecco, per mettere la cultura non solo in questi giorni al primo posto, perché credo che la cultura, che spesso viene marginalizzata, sia un elemento fondante della nostra società, perché diciamo, lavorare in questo senso, soprattutto con le giovani generazioni, aiuta molto a crescere, aiuta molto a comprendere e a costruire. Piero Fassino, anche lei la Fiera del Libro, PD davvero, che cosa significa questo libro?
Ma il libro è una riflessione sulle sfide che il PD e in più in generale la sinistra hanno di fronte. Viviamo una fase di enormi cambiamenti, no? Di ogni aspetto della nostra vita. Siamo entrati in un secolo nuovo in cui ci accorgiamo ogni giorno che gli strumenti e le categorie con cui agivamo nel secolo scorso spesso sono spiazzati, non funzionano. E il libro affronta le tante domande scomode, le domande difficili che la sinistra ha davanti, come affrontare l'impatto della globalizzazione, il tema della sicurezza, dell'immigrazione, il lavoro, il modo con cui noi pensiamo il futuro dei nostri figli. Insomma, queste sono le questioni che sono nell'agenda politica e un grande partito come il PD ha necessità di rifletterci, tanto più dopo l'esito elettorale del 4 marzo, è stata per noi ovviamente un esito insoddisfacente, una sconfitta elettorale, e quindi abbiamo bisogno di ricostruire un pensiero e una proposta politica. Il libro è uno strumento che concorre a questa riflessione. Onorevole Capezzone, la fiera del libro con questo volume Brexit, si ritorna a parlare di Europa, si ritorna a parlare anche di rapporti fra gli stati europei. Questa Italia, lo possiamo dire, è un po' più debole rispetto ad esempio a Francia e Germania? Ma prima di ogni cosa complimenti alla fiera del libro di Imperia, perché è un successo straordinario. Insieme a Federico Punzi, per le edizioni Giubilei Regnani, abbiamo scritto un libro su Brexit per dire due cose. Numero uno, che forse gli inglesi non hanno avuto torto e che fossimo stati inglesi forse anche noi avremmo preso quella scelta. Se uno ha la sterlina, sei la quinta economia del mondo, la quarta potenza militare del pianeta, hai creato in 5 anni più posti di lavoro degli altri 27 paesi europei messi insieme, allora non ti fai mettere i piedi in testa da Berlino, Parigi e Bruxelles. La seconda, per dire che la situazione italiana è diversa, noi non siamo nelle condizioni di uscire, chi dice usciamo domani mattina sbaglia, però sbaglia anche, forse anche di più, chi dice dobbiamo solo rimanere e dire sempre e solo sì. Noi indichiamo una terza strada, che è quella di un'Italia che sia capace, trovando degli alleati in Europa, di contribuire alla riscrittura delle regole europee, perché l'Europa non può essere il giardino di casa della Germania. Quindi insomma dobbiamo farci sentire, è giunto il momento di alzare un po' la voce, per dirla così. È giunto il momento, da un lato, di sistemare casa nostra, ridurre il nostro debito pubblico, perché altrimenti è come uno indebitato che sta in mano agli strozzini e non ha la tranquillità e la libertà di decidere. Per altro verso, però, in Europa dovremmo costruire un'alleanza intelligente per la riscrittura di tutti i trattati europei. Se posso permettermi, da persona che ora non è più in Parlamento, non è candidata, non ha nulla da vendere, diciamo, diffidate sia dei politici che vi dicono usciamo domani mattina, sia di quelli che vi dicono bisogna solo obbedire all'Europa. No, c'è una terza strada, che è quella, in modo serio, argomentato, di contribuire alla riscrittura delle regole europee.